la delegazione lavoratore, una RSU, una MIS. Altrimenti se state la RSU, state pure. La cosa dei delegati bisogna che noi non vogliamo. Deve vedere i dati, però che io presumo che rappresenterà gli lavoratori. E noi vogliamo anche dei lavoratori che stanno proprio al di fuori. Sono 4 anni che siamo a cassa integrazione e dopo 4 anni di cassa integrazione noi oggi vogliamo risposte chiare e concrete. Le nostre strutture regionali CGL e CISL UIL oggi hanno chiesto un incontro con il prefetto, c'è anche il sindaco di Casoria e il prefetto deve convocare l'azienda, l'azienda ci deve portare risposte. Noi dobbiamo sapere qual è il nostro futuro, se rientreremo a lavorare, perché abbiamo bisogno di certezze. Abbiamo bisogno di certezze per le nostre famiglie e la certezza per i nostri figli. A Napoli c'è un detto che ancora oggi va tanto di moda: senza ranare non si canta da messe. Se non abbiamo un posto di lavoro, noi non abbiamo futuro. Questa è la risposta che oggi cerchiamo. Vogliamo garanzie per il futuro. Vogliamo che i lavori riprendano nel mercato e vogliamo che i datori di lavoro, la famosa società che si è costituita, dica al prefetto cosa dobbiamo fare e porti un piano di investimento in prospettiva. Entro maggio 2013 ci deve essere un piano dove va garantito i livelli occupazionali e dove ci sia l'apertura di tutto il centro commerciale. Sì, io sono entrato praticamente con ex Euromercato, Iperstanda, nel 78. Questa era una delle strutture all'avanguardia. Questa è la prima struttura di grande distribuzione che è stata aperta nell'area sud. Praticamente ce n'erano solo due in Lombardia e questa è stata la terza, per cui ritengo che sia anche una questione di prestigio tenere questo centro commerciale a Casoria. Perché siamo qui? Perché stamattina c'è stato un ulteriore incontro presso il prefetto di Napoli insieme al sindaco di Casoria, ce n'era stato un altro già mercoledì scorso, l'avvertenza è quella di 200 lavoratori ex Carrefour che sono da 4 anni insomma in cassa integrazione perché si sta ristrutturando. Che cosa accade? Innanzitutto raccontici un poco la storia di quello che perché si è arrivati all'incontro stamattina con il prefetto e poi parliamo un po' di quello che è successo stamattina. Infatti questo volevo dire, noi praticamente con ex Euromercato, Iperstanda, poi ex Carrefour, noi siamo stati fino al 2008 diciamo dipendenti con la Carrefour. Dal 2008 la Carrefour praticamente 2 anni di GIGS per ristrutturazione. A questo punto noi abbiamo avuto questa ristrutturazione, però non è stato fatto niente, proprio diciamo assolutamente niente. Oggi 30 luglio 2012 siamo qui, come vediamo la struttura è ferma, dammi qualche secondo per girare la telecamera verso, insomma questo è l'ingresso principale, no? Il famoso ingresso dell'Euromercato, dove c'erano una volta le porte scorrevoli di alluminio. Le porte di alluminio che probabilmente sono state trafugate di notte. Praticamente si sta facendo fino al 2008, allora, 2008 l'ex Carrefour ha detto uno stop per ristrutturazione, ha chiesto la cassa integrazione per i dipendenti. Esatto. Quanti eravate? Eravamo circa 230 dipendenti. Nello stesso contempo è stato fatto una mobilità, alcuni dipendenti sono fuoriusciti dall'azienda facendo la mobilità. Loro sono persone che praticamente risultano all'interno di quegli esodati che bisogna ancora mettersi d'accordo se vanno o meno in pensione. Stiamo aspettando praticamente risposte dal governo. Sono quella parte dei esodati provocati dall'ultima riforma Fornero. Esatto, esatto. Morale della favola è questo: 2008 Carrefour chiede la ristrutturazione, fa una ristrutturazione a rotazione con il personale e praticamente alla fine del 2010, finita la ristrutturazione che poi non è stata fatta, ripeto, questo è uno stabile dove praticamente penetrava acqua dappertutto, i lavori non si facevano perché a detta dalla Carrefour c'era la proprietà, un certo tornatore che non intendeva fare i lavori. Allora il problema è questo. Noi, per sentito dire, però questo non è ufficiale, fino al 2006 la Carrefour pagava la locazione.
alla Banca Nazionale del Lavoro. Nel 2006 ha rescisso il contratto e ha cominciato a pagare la locazione a Tornatore. Tornatore sarebbe la proprietà attuale. Tornatore sarebbe la proprietà attuale. Solo stamattina. La proprietà dei locali? No, dello stabile. Dello stabile. Ecco. E poi, la gestione invece del il ramo d'azienda è stato praticamente dato nel 2010 a Ipercasoria, rappresentata da Fabio Gilli, praticamente proprietario dottor Novelli Luciano. Sì. Abbiamo firmato un accordo praticamente in regione dove il signor Novelli Luciano, Ipercasoria, prendeva un impegno a fronte di altri 2 anni di cassa integrazione, praticamente lui si impegnava a ristrutturare il magazzino per un importo di 2.600.000 euro. A settembre del 2011 praticamente sono cominciati i lavori. Tieni presente che noi siamo chiusi qua da gennaio del 2011. Morale fino al 2011 sono stati è stato aperto il magazzino. Allora, scusami un attimo, faccio un passaggio. Altrimenti mi sbaglio. Allora, tu c'hai tutta la documentazione, esatto, acquisita in questi anni. Allora, il 10/6/2010 c'è stato un esame congiunto alla regione, sì, dove praticamente noi siamo stati informati sia come organizzazione sindacale, praticamente che l'Ipercasoria prendeva questo ramo d'azienda, come ti ho detto prima, a fronte di una cassa. Perché tu rappresenti anche i lavoratori come RSU? Eh? Sì, sì, io praticamente rappresento anche i lavoratori e sono anche firmatario di questo accordo dei primi 2 anni del 2010. Ragion per cui noi da gennaio del 2011 abbiamo iniziato a chiudere. Totalmente magazzino chiuso, si parlava. Questa struttura è completamente abbandonata a se stessa. Da gennaio del 2011, va bene? Allora, da gennaio del 2011 non è stato fatto perfettamente niente. A settembre del 2011 sappiamo che è stata costituita una NewCo, un consorzio, dove di questo consorzio faceva parte la proprietà Tornatore, Novelli e non so chi altri. No, questo, insomma, tu sei abbastanza informato, ecco, però ovviamente... Di preciso, ecco, io so quello che praticamente sta scritto. Noi abbiamo a che fare soltanto con l'Ipercasorio, praticamente l'Ipercasorio di Novelli. Morale della favola, è successo questo, che stamattina, dopo tanto penare, dal 19 giugno che abbiamo fatto una richiesta di incontro con il prefetto Andrea De Martino, il comune di Casoria, la persona del dottor Carfora e il dottor Tommaso Casilla, hanno fatto questa richiesta al dottor Andrea De Martino. Sua eccellenza, che c'è stato stamattina. Ecco, Sua Eccellenza praticamente ci ha ricevuti finalmente mercoledì 25, dove ha visto solo il sindaco con l'assessore alle attività produttive e praticamente vari sindacati. In quel momento erano presenti CGL e UIL, Silvestro e Meditieri. I due responsabili provinciali. Sì, provinciali. A questo incontro abbiamo saputo che c'era un altro incontro con le maestranze. Il prefetto si è impegnato, stamattina finalmente ci ha portato al tavolo il dottor Tornatore, il dottor Luciano Novelli e l'amministratore delegato della Percasore, che è il dottor Candidoni. Quindi siete riusciti ad avere, questo tavolo di lavoro con il prefetto e tutte le parti in campo. La dottoressa Cernia, che praticamente è la viceprefetta aggiunta che si occupa delle politiche sociali, ha fatto espressamente le domande su quel che intendono fare. Qual è il risultato? Ecco, almeno a quel tavolo. Il dottor Tornatore diceva che lui praticamente la Banca Nazionale del Lavoro, perché la Banca Nazionale del Lavoro era la proprietà. E praticamente lui stava pagando il leasing alla Banca Nazionale del Lavoro. Quindi la banca era coinvolta con un investimento della banca? Sì, perché la banca è stata sempre la proprietaria di questo stabile. Però dal 2007 praticamente l'ha ceduto a Tornatore. E Tornatore ovviamente stava pagando il leasing. A sua volta la Carrefour pagava la locazione a Tornatore. Il problema è questo. Cioè, spieghiamo meglio questi passaggi, perché altrimenti chi si ascolta. Allora, dal 78 questo stabile, sì, questa superficie che è circa 25.000 metri quadrati,
è di proprietà del fondo cassa soci della Banca Nazionale del Lavoro, sì, che poi è diventata BNP Paribas. Dopo questa situazione Tornatore ha detto che lui era disposto a portare avanti i lavori, però ha avuto problemi di liquidità. A questo punto lui ha chiesto un anno di moratoria alla banca. Sì. La banca praticamente non gliel'ha voluto concedere. Sì. Tieni presente che la moratoria, rispetto al discorso della legge Bersani, è prevista, però ovviamente a discrezione della società. La società, Banca Nazionale del Lavoro, non l'ha voluta concedere questa moratoria. E praticamente ci ritroviamo che Tornatore non ha avuto la moratoria, i leasing non li ha pagati per 3 volte consecutive ed è scattata questa clausola. La banca ha invitato la ditta, che mi sembra che si chiama Di Palo, a fermare i lavori. Ovviamente, perché lei subentrava, ha detto bloccate i lavori. Adesso noi attualmente abbiamo dei lavori incompiuti, sopra ci sta del materiale. Sì. Praticamente stavano finendo di coprire il tetto, però il tutto si è fermato. Ma qual è la tua preoccupazione e quella dei lavoratori? La mia preoccupazione è questa, che praticamente si sta facendo una sorta di scarica a barile. Perché? Perché Tornatore ovviamente stamattina ha detto espressamente: io sto qua come uditore, perché praticamente io al momento non sono il proprietario. Che però significa non sono il proprietario? Perché la banca, dopo 3 leasing che non ha pagato, praticamente gli ha mandato la lettera, io immagino che ci sia una clausola, ha rilevato il tutto un'altra volta e adesso si va in vertenza, ci sarà un contenzioso tra la banca e Tornatore. E voi siete preoccupati? E noi siamo preoccupati. Si lavora su questo contenzioso, passa il tempo e la cassa integrazione non ci viene data, anche perché la cassa integrazione è legata alla ristrutturazione. Nel momento in cui vengono qua e non c'è la ristrutturazione in atto, io immagino che questa cassa integrazione venga smessa e in automatico non prendiamo. Noi già sono 3 mesi praticamente che non percepiamo, però diciamo siamo fortemente preoccupati, adesso non tanto per gli stipendi arretrati, ma per il proseguo di questa attività. Questo è il discorso. Noi ci auguriamo che nel prossimo incontro, da quello che ho potuto capire, il sindaco si è impegnato a chiamare la Banca Nazionale del Lavoro affinché possa concedere una moratoria al signor Tornatore, il quale ha preso un impegno per iscritto in prefettura, che al momento che lui avrà questa moratoria di 12 mesi continuerà a fare i lavori. Questo è sottoscritto ed è che è verbale all'ufficio della dottoressa Cerni in prefettura. Per quanto riguarda il resto possiamo solo aspettare e auguriamoci che tutto vada bene. Però io ho visto l'altra volta, mercoledì scorso, no? Un poco di colleghi tuoi insomma agitati e preoccupati che non si arrivava a una soluzione, qualcuno addirittura ha minacciato, dice andiamo presso gli altri magazzini ancora attivi sotto la gestione di Novelli per bloccarli e per sollecitare a uno sblocco di questa situazione. Secondo me è una cosa fattibile. Noi pensiamo che la questione non sia tanto di Novelli, perché io sono convinto che Novelli ha preso il pacco, come si dice a Napoli, vabbè, che significa preso il pacco? La Carrefour gli ha fatto il pacco, praticamente assumi la responsabilità, ovviamente mi assumo la responsabilità di quello che dico e non ne ho paura, perché praticamente nel momento in cui una multinazionale, va bene, va a cedere un ramo d'azienda a una persona, che praticamente si deve verificare se questa persona è in grado di portare avanti questo discorso, perché questo secondo me è un discorso diverso da avere un piccolo magazzino, che questa è una grande superficie, occupa 200 dipendenti più l'indotto, qua parliamo di 300-400 dipendenti, non parliamo di poche persone. A questo punto Novelli, con tutta la sua buona volontà, ha preso pure l'accordo in regione dove lui investiva 2.600.000 euro a fronte di questa ristrutturazione, perché praticamente ci teneva, no? Però oggi come oggi non siamo più sicuri di niente, perché se si blocca questa struttura è un angolo desolato, se si blocca questo si blocca tutto, parliamoci chiaro. Anche Decathlon, si blocca Decathlon, hanno fatto un investimento qui nell'area, investimento, considerando che qui c'era un grande magazzino. Esatto, allora io mi auguro soltanto che a più presto si risolva questa questione che purtroppo per noi tutti è annosa. Io mi auguro semplicemente che ci sia buona volontà da parte della Banca Nazionale del Lavoro affinché conceda una moratoria al signor Tornatore per vedere quello che ha preso per impegno come iscritto, se lo mantiene o meno.